Eccoci, benvenuti a tutti a una nuova puntata di Diamo i numeri per il Como, un Como che esce indenne da Marassi con qualche brivido di troppo, resta a più uno del Venezia che venerdì sera non ha avuto pietà purtroppo della Cremonese. Il duello continua, si fa ancora più intenso a 3 giornate dal termine. Quel maledetto scontro diretto perso tra andata e ritorno col Venezia è una cosa che mi disturba, Luca. Non riuscire neanche a fare bene questi calcoli, 6 a più 3, ma in verità 6 a più 2, adesso siamo a più 1. Sarebbe stato veramente meglio. Eh vabbè, però il campionato, no? È lungo e queste cose possono succedere. Poi il Como ha perso proprio alla prima giornata, quindi insomma non era ancora un bel Como e quindi purtroppo pesa, sì. Diciamo che invece per fortuna a questo punto, dalla prossima giornata, cioè dalle prossime tre, Como e Venezia giocheranno in contemporanea, quindi non ci sarà più anche quella doppia ansia da giochiamo prima, giochiamo dopo, dobbiamo recuperare, perché comunque gli stati d'animo che in 24 ore abbiamo passato sono stati qualcosa comunque di incredibile. La delusione atroce per quella vittoria del Venezia che non dico che non ci aspettavamo, ma eravamo tutti fiduciosi che la Cremonese potesse fare il risultato e magari avremmo potuto addirittura E allungare. vabbè, poi vinceva. Quindi la delusione del sabato sera, del venerdì sera, il sabato mattina che comunque l'ansia è salita, no? Saper di dover andare al Ferrari se non poterla sbagliare. Poi l'incubo di quel gol preso a 20 minuti dal termine, la gioia per averla ripresa e per essere comunque a quel più uno che a questo No, punto basta e avanza, è ecco. fondamentale aver pareggiato perché avresti anche psicologicamente cambiato tutto, sarebbe cambiata tutta la situazione, Certo, ribaltato a favore del Venezia, se ne vince tre, vai in certo. Serie A. Diciamo che si sono un po' placati gli animi, l'entusiasmo che c'era su questo Como. Non è cambiato nulla, però abbiamo capito che il calcio poi è malefico, no? Dà sempre anche una possibilità a chi insegue. Speriamo che questa possibilità ci sia stata nel weekend, ecco, che comunque il Venezia abbia riassaporato la possibilità di avvicinarsi, ma si chiuda lì il discorso, perché poi il calcio è veramente bello, ma poi può succedere sempre di tutto in qualsiasi partita. Sappiamo comunque che mercoledì non si deciderà niente ancora e quindi tutto rimandato alla penultima o all'ultima giornata. Allora, c'è una cosa che lascia comunque tranquilli tutti. Il Como finalmente da qualche partita entra in campo con un gioco ben preciso che sopperisce a qualsiasi stato d'agitazione, no? Non era facile giocare sabato a Marassi. Con il gioco abbiamo tamponato qualsiasi problema mentale, no? Abbiamo deciso di testa bassa, pedalare, abbiamo fatto un primo tempo, secondo me, strepitoso. Sì, soprattutto una prima mezz'ora in cui la Samp non è veramente uscita dalla propria area, non dalla metà campo, dall'area. Mi pare che alla fine del primo tempo fosse Sì. 65% di possesso palla del Como, ma poi tutti che sembravano esattamente cosa dover fare in ogni situazione, gli inserimenti anche di Iovine, Palla che girava da palla destra a che girava da destra a sinistra. sinistra, insomma veramente una squadra che è ben decisa a fare risultato pieno, purtroppo, però non è La arrivato il gol e pecca, la questa è una pecca. grande pecca, Sì, la purtroppo. pecca non aver segnato, non aver approfittato in quel momento lì, perché poi quel gol di Borini, anche quasi casuale, no? Per come è Sì. venuto, ha cambiato totalmente tutto. Certo. Grandi emozioni sabato a Genova, veramente vedere una cornice di pubblico del Como così numeroso è stato qualcosa di spettacolare. Adesso non sappiamo esattamente, ci piacerebbe anche magari se qualcuno lo sa e vuole scriverlo nei commenti, sarebbe bello capire qual è stato l'ultimo esodo un po' così importante, perché tecnicamente ne parlavo anche sabato con tanta gente, non viene in mente la partita precisa. L'ultima secondo me poteva essere stato lo spareggio di Modena con l'Empoli, ma magari qualcosa di più recente c'è anche stato che non mi viene in mente. È stata comunque appunto uno spettacolo, perché comunque uno stadio del genere, l'omaggio a Boskov 10 anni dalla sua Beh. morte all'inizio, è stata una cosa molto bella. Diciamo un pubblico anche sampdoriano un po' dismesso da questa squadra che
che poi alla fine non è tantissima roba, bisogna dirlo. Sì, ha fatto un po' fatica la Samp, e il pubblico si è gasato e si è scaldato soltanto dopo il gol. Sai che una cosa che mi ha disturbato sabato al Marassi, non solo a me, eravamo davanti a due striscioni dalla parte opposta dei distinti, quasi un segno del destino. Uno era una pezza anche bella grossa con scritto Como Club Sampdoria, ma con Como è il suo lago in gigantesco, no? Sì. Cioè, lo sappiamo, c'è il Como Club. Sì, però dava fastidio a tutti, no? E l'altro era Como Club Indonesia, no? Due scherzi del destino, però vabbè, andare in stadi di Serie A come questi, con una gestione da Serie A anche del pubblico ospite, il parcheggio, il bus navetta, in 10 minuti sei dall'uscita dall'autostrada sei allo stadio, sono sempre i soliti discorsi, no? Che poi gli stadi cittadini, quando c'è organizzazione, riescono anche a sopperire magari appunto al fatto di essere in mezzo alle case e in centro città. Su questo si sta muovendo anche il Como, si è parlato di stadio anche negli ultimi giorni, vediamo un attimino dove si arriverà. Luca, ma quell'espulsione di paventata di De Paoli per il fallo su Barba, cosa mi dici? Ci poteva stare? Assolutamente, e dico anche di più. Assolutamente c'era? Sì, assolutamente, perché è un intervento a gamba alta. La mimica facciale di De Paoli ha detto tutto, cioè lui si aspettava il rosso. Addirittura, sì. L'ho rivista bene. Non era... perlomeno meritava un passaggio approfondito. Beh, penso che neanche tanto. Penso che un passaggio al VAR sia arrivato. Direi che invece alla fine il VAR ha lasciato correre, quindi... E secondo me c'era anche un calcio di rigore, però noi non parliamo mai degli arbitri. In generale Campione ha confermato tutte le sue incertezze, titubanze già mostrate in altre occasioni. Insomma, non è un arbitro top per la categoria, questo lo dicono non soltanto per le partite col Como, che insomma passate, no? C'è sempre stato qualche cosa da contestare, ma in generale non è un top tra gli arbitri di Serie B. Qualche titubanza, poteva anche essere aiutato però. Luca, cambi decisivi, eh? A un certo punto nell'assalto finale Fabregas comunque decide di cambiare Strefezza, che magari non è stato così brillante come a Piacenza. Dentro Verdi arriva quella super giocata, secondo me, sì, che ha causato poi il pareggio. Insame ci ha messo lo zampino, anche Insame è entrato un po' a sorpresa. Anche se alla fine, ecco, ho fatto un ragionamento su Insame, accantonato clamorosamente negli ultimi due mesi. Però è anche vero che negli ultimi due mesi probabilmente serviva più un Gioacchini di un Insame, perché per la prima volta ci siamo trovati a dover recuperare un quarto d'ora della termine, e in quel caso un centravanti più fisico serviva, e vabbè, Fabregas è stato coerente, no? Non è che l'ha accantonato due mesi per antipatia, probabilmente no, perché in quel momento invece sono servite le qualità fisiche, sì, di Insame, che qualcosa ha fatto. E no? ti dico di più, c'era anche, a differenza delle ultime partite, Fumagalli in panchina al posto di Ballet, che è un altro oggetto misteriosissimo, non l'abbiamo proprio mai visto, segno che serviva potenziare il reparto avanzato, no? Era un segnale anche quello. Comunque Verdi, secondo me, ha fatto una giocata strepitosa, perché secondo me ha mandato completamente fuori giri la linea difensiva. Ha fatto una finta e un passaggio, insomma, si è portato la palla in avanti che nessuno si aspettava. Bene, decisivo. Bene, perché vuol dire che una giocata ha fatta bene. Bene, perché vuol dire che è un calciatore che con la testa è rimasto sul pezzo, anche se ultimamente è stato un po' accantonato. E poi quella esultanza di Cutrone sotto la curva, davvero iconica. Sì, diciamo. Che ci sta regalando tante cartoline, Patrick, tante esultanze quasi esagerate, ma che fanno capire anche quant'è la sua voglia di trascinare questa squadra in Serie A. No, ma è stata bella, perché proprio mi ha colpito subito, perché la corsa clamorosa, uno scatto a 100 metrista sotto la curva, sotto la, insomma, del settore ospiti, abbraccio i tifosi a panchina, poi torna, vuole prendersi un momento da solo, fa un urlo, no? E poi ancora verso i tifosi a salutare, baciare la mano. Senti Luca, ho visto adesso, speriamo di no,
Però un po' quella corsa lì ho detto, Patrick, calma, nel senso, gli ho visto anche toccarsi un po' la gamba. Speriamo veramente che poi questo giocatore, visto che adesso arriveranno 3 gare in 10 giorni, questo giocatore sia al top della forma e ci rimanga perché serve veramente come il pane uno come Patrick. Sì, adesso vediamo perché poi martedì parlerà Robert, chiederemo ovviamente qualcosa su di lui, ma aspetto magari qualche cambio, perché già a Marassi ha giocato Baselli a centrocampo che non era proprio messo in preventivo. Chi lo sa, magari Verdi al posto di Strefezza, non lo so, Ma non è magari trapelato qualcosa. nulla su questo accantonamento di No, Bellemo, nel senso che no, io l'ho visto come un normale avvicendamento, sì. poi è entrato Abilgard al posto suo comunque, ma secondo me lì servono più centimetri, quindi penso che non ci sia nessun... Chiederemo tutto. Ecco, ok. Un livello comunque di Serie B davvero spaventosamente alto, mai forse due squadre, la seconda e la terza chiuderanno ben oltre i 70 punti, quindi questo fa capire che comunque è stata e sarà una battaglia intensa anche di un livello superiore rispetto agli Sì, altri anni. diciamo che si poteva ipotizzare quota 72, ma forse non basterà. Anzi, Non basteranno. no, sicuramente Anche perché purtroppo sono numeri che non vorrei dare, nessuno vuole leggere in questo momento, giustamente anche i nostri toni rispetto alla scorsa puntata sono comunque di volare bassi, no? Ma giustamente, no? Non abbiamo mai fatto voli pindarici neanche in questa trasmissione, però l'ansia è quella di non riuscire ad arrivare nei primi due posti, perché poi ti spiego da un numero quanto sia delicata la lotteria playoff. Nelle ultime 10 stagioni, cioè da quando ci sono i playoff a 8 squadre, sai quante volte è salita la terza in classifica? Due volte, due volte, cioè questo fa capire quanto è difficile poi tornare sul pezzo una volta Sì. magari Perché anche magari fai la presa corsa, la... grandi dispendio di energie, più che fisiche, anche mentale, mentali, nervose. mentali. E poi c'è sempre da valutare anche, no, che il vantaggio per la terza e la quarta di fermarsi un turno e di arrivare direttamente in semifinale, però non sempre poi questo incide, no? Perché magari invece chi inizia a giocare subito resta sul pezzo Certo. subito. E quindi veramente bisogna far di tutto per cercare di raggiungere, di mantenere questa seconda E poi posizione. chi arriva ai playoff, magari di rincorsa, ce l'ha, no? Sì, Quella. certo, è sempre così, è sempre così. Di sicuro una cosa la voglio dire, si è parlato di Sampdoria, di fattore Sampdoria nei playoff, no? Una squadra che poi può contare sul suo Pubblico. pubblico numerosissimo, però io penso che la Sampdoria in questo momento non abbia alcuna chance di poter comunque vincere una finale playoff, perché ho visto una squadra veramente nettamente sotto a livello almeno di Como, Venezia, Cremonese e Catanzaro. Luca, non abbiamo parlato delle pagelle, chi hai premiato? Premiato quello Cutrone, ovviamente, Va no? bene, sì, ci No, sta, Cutrone, ci sta. vabbè, adesso veramente al di là del gol, per me è proprio, lo vedi in tutte le fasi, anche come attacca ogni palla, come prova a riconquistarla, come dialoga bene con Gabrielloni, che mi è piaciuto tantissimo, Gabrielloni tantissimo. Gabrielloni sta facendo un gioco di coordinamento, di unione tra i reparti, che secondo me è una roba Sì. favolosa, E poi c'è strepitosa. proprio intesa, ha dato un paio di palle ottime a Cutrone, ha anche sfiorato il gol, peccato per quel colpo di testa troppo centrale, se l'era proprio costruito bene, prendendo il tempo al difensore. E ancora benissimo, vabbè, sempre, ha fatto due parate incredibili e poi veramente No, Sala veramente. Sala ha fatto una partita di un livello Straordinario. clamoroso. Di un livello, Sì. è un giocatore che veramente non è più una sorpresa, ma veramente il livello di Sala, anche dinamico, ha fatto dei recuperi in scivolata, dei cross, dei tiri in porta, È vero, veramente anche fatto un bel tiro, sì. onnipresente, veramente un giocatore pazzesco, Comunque, pazzesco. guardavo anche un po' i voti, no? Anche la Gazzetta, cioè, ha dato il migliore in campo a Stankovic, al portiere della Samp,
ha contato 4 interventi decisivi. Ci sta, ma i miracoli veri li ha fatti sempre, sabato. Ha fatto un paio di parate, secondo me, veramente importanti. Niente, dai Luca, c'è questo sprint finale, in 10 giorni si gioca tutto, abbiamo detto si giocherà in contemporanea, mercoledì alle ore 15, Como Cittadella e Catanzaro Venezia, non voglio più neanche parlare che sarà la giornata decisiva perché il Venezia va a Catanzaro, perché abbiamo visto che poi il calcio ti smentisce in ogni dove. Diciamo che sta magari cercando dei biglietti che sono esauriti da settimane, sia per Cittadella che per Cosenza. Sarà fondamentale in queste ultime 3 giornate anche come arriveranno le avversarie, ed è una cosa che ancora non sappiamo, no? In questo momento mercoledì giocheremo noi col Cittadella, che è un punto dei playoff, quindi tecnicamente è una squadra comunque ancora in corsa. Poi abbiamo visto che anche il Como l'anno scorso all'ultima giornata si doveva giocare l'accesso e ha giocato comunque di una mollezza incredibile, quindi il Catanzaro è ancora in ballo per il quarto posto, ai danni della Cremonese, a -3, in questo momento ha una differenza reti peggiore di 3 gol, quindi non si sa ancora dove possa arrivare, però sappiamo che Catanzaro in casa vuole sempre fare la sua partita. Sono le ultime che bisogna guardare. Sì. E poi le ultime due, il Venezia avrà la Feralpi in casa, e probabilmente la Feralpi alla penultima sarà già retrocessa, e all'ultima invece andrà la Spezia contro una squadra anche quella. Questa è tosta. È tosta, però può cambiare ancora tutto nel giro di 2 giornate. Il Como invece dopo il Cittadella andrà a Modena, una squadra che potrebbe tecnicamente essere salva, ma ha un Bisoli in panchina che si vorrà vendicare dell'esonero subito sul Tirol Como, ha un Bisoli in panchina che comunque vorrà tenere tutti sulla corda perché vorrà meritarsi la riconferma, però ad esempio il Modena mercoledì sprecherà tante energie nel derby a Reggio Emilia, e quindi e poi l'ultima, ecco lì i calcoli potrebbero portarci un Cosenza al Sinigaglia già salvo, e questo potrebbe essere un buon vantaggio. In questo momento i calabresi hanno alzato il ritmo e il livello, hanno vinto 4-1, hanno vinto bene, e quindi vediamo un attimino questo sprint finale veramente da cardiopalma. A Modena ormai ufficiale, non è ancora uscita la comunicazione dal ministero, dall'osservatorio, però ormai è stato ufficializzato nell'ambiente che a Modena non si andrà. A sorpresa, ma non troppo, già nella giornata di venerdì si è saputo che il Como sta lavorando per allestire 2 maxi schermi al Sinigaglia, e vediamo, ecco, anche il sindaco Rapinese ha detto che è un'eventualità, vediamo un attimino, non lo so. Tu cosa faresti? Andresti a vederla sul maxi schermo una partita del genere, che potrebbe non essere più decisiva? Non lo so, sono difficili. Sì, perché i maxi schermi poi sono anche, cioè mi immagino già un maxi schermo ma con notizie sui cellulari che arrivano prima in diretta, cioè non sarà facile, ecco, quindi vediamola. La notizia della giornata è stata il Lecco che ha retrocesso, sì. E il Parma che ormai ha festeggiato sotto la curva la promozione in Serie A. Io ho visto anche, diciamo che manca pochissimo, ho visto dei video anche dal Penso un po' strani. Ho visto una squadra festeggiare molto, quasi più del dovuto, la vittoria sulla Cremonese. È vero, è importante. Sì, ma quasi più del dovuto. Speriamo che gli si ritorca un po' contro questi festeggiamenti un po' più del dovuto. Basta, noi abbiamo visto un Patrick Cutrone in grandissima forma, un Gabrielloni spalla perfetta. Sai James Vardy quanti gol ha fatto? Ti ricordi di James Vardy? L'attaccante che doveva arrivare a fare la spalla di Cutrone. Ha chiuso in Premiership, ha chiuso a 16 gol, quarto miglior cannoniere del campionato e miglior cannoniere dell'Leicester. L'Leicester è stato promosso in Premier League. Quindi comunque a novembre-dicembre abbiamo detto sì, vabbè, ma Vardy era 4 gol in campionato, quindi invece era finito, e invece ha trascinato ancora una volta il suo Leicester. A proposito di attaccanti importanti, noi era una notizia che sapevamo ma non avevamo detto perché vabbè, non aveva trovato conferme, visto che è uscita la notizia di Giroud che è stato molto vicino al Como, nel senso che Fabregas aveva chiesto all'attaccante francese di unirsi al Como la prossima stagione. Ma non pensiamo a questo, pensiamo soltanto ad asfaltare al meglio le prossime 3 giornate
con il gioco, ragazzi, con il gioco dimostrato in tutte le partite, si può veramente andare lontano, e continuiamo così a martellare, perché con questo gioco possiamo veramente sopperire alle ansie che arriveranno, perché anche quelle sono belle potenti in questo periodo. Speriamo di segnare, però. Che se no. Prima possibile. Forza Como, alla prossima. Ciao. Stiamo sul pezzo.